considerare di termine i genitori? Allora, io ho parlato prima e mi ha molto colpito la sua opera, perché è un'opera onirica, no? che va oltre la realtà. E dov'è la realtà? La realtà in sé. Se guardiamo questi personaggi, queste forme, con l'occhio, in realtà questi sono personaggi che lui ha sintetizzato con un grande occhio, come quando noi viviamo un sogno, no? Noi ci siamo presenti, però sembra che non ci siamo, no? E vede il mondo in realtà diviso. Guardate questa piramide, inizia qui, allora se tu sei in questo punto ne vedi una parte minima. In realtà se potessi andare al di sotto, oltre, ti accorgeresti che la piramide è molto più grande, più basso. Quindi vuol dire che non esiste un solo mondo, ma esiste una società di mondi in relazione alla nostra capacità di scavare e di trovare. Ovviamente l'acqua compare in quest'opera, compare in quest'altra opera, compare anche in quest'opera, perché l'acqua è all'origine della vita. Quindi lui quando sceglie, infatti mai, scusate, mai, voi siete artisti, quindi mai dire non bisogna brindare con l'acqua, dice, non si brinda con l'acqua, ma no, io ho detto a lui di portare lo spumante, io non bevo più mai. Allora poi il mondo fantastico dell'artista, vediamo queste torri di forma tronco piramidale. Guardate che danno l'impressione quasi un proprio, questo sembra un fiume, forse dovrebbe anche qui dare l'impressione, però qui poi ti accorgi in realtà un altro cielo che dove si apre un nuovo campo, un nuovo orizzonte, un sovranismo onirico, direi, che si aggancia soprattutto lui, quando si vede tipo una statua. Queste sono le scanalature di una statua, una colonna greca, e invece del capitello ci sta come un enorme occhio, no? Perché in realtà quando si chiama nel proprio inconscio, quello che serve è soltanto guardare un mondo che tu stesso poi hai creato. Quindi lui scava in se stesso, e queste opere testimoniano una molteplicità di mondi, di universi che però non sono esterni a lui, sono interni a lui. Queste cose le vede, quindi ciascuno di noi può scavare e trovare infiniti mondi, quindi l'apprezzamento ovviamente l'acqua come vita, sempre come vita, anche lì, voglio dire, che avete visto sicuramente i quadri di Salvador Dalì, dove la natura non è realistica, l'orologio che si piega, qui si vede che sono due mondi che si toccano, però non si toccano in realtà e non potrebbero toccarsi, quindi che cosa è che rende stabile questa forma? Non c'è niente, solo la fantasia e il volere della persona che la realizza. Il volere superare le forze di gravità. L'antigravità. Per questo i mondi sono nuovi, diversi, e stesso discorso, anche questo è un mondo che può essere una luna, un altro pianeta, in cui comunque esistono delle forme che preesistono e sono belle, anche colore dall'artista. Che poi anche qui vedete, c'è una realtà cosmica. Però se ci apriamo ancora vediamo una tenda all'interno della quale c'è un altro mondo. Guardare, qui c'è ancora un altro, quindi una stessa tela, già vediamo tre universi. Ed è bellissimo perché ma anche oltre la realtà c'è la gente superficiale, sono superficiale. Quadri di un allievo che si chiama Ignazio Orlando e che guarda le cose.